Nella videoricetta di oggi vedremo come preparare la pasta frolla senza glutine a base di margarina vegetale. Proprio la margarina con tre ingredienti che abbiamo realizzato nella scorsa ricetta. Se te la sei persa la puoi trovare sul nostro blog di ricette, sul canale YouTube oppure sulla nostra pagina Facebook. Per realizzare dei buoni biscotti per la colazione oppure un'ottima crostata, la ricetta della pasta frolla senza glutine non può mancare nel tuo ricettario. La pasta frolla si può realizzare in vari modi, in base al tipo di frolla che si vuole ottenere. Oggi ti presentiamo una versione con la farina di quinoa e con il 50% di margarina sul totale della farina. Per realizzare la pasta frolla di quinoa ho unito la farina insieme alla cuticola di psiglio in una ciotola. Ho mescolato e poi ho disposto la farina a fontana sulla spianatoia. Al centro ho aggiunto l'uovo, poi il tuorlo, la buccia di limone, lo zucchero a velo e ho mescolato leggermente. Poi ho aggiunto anche la margarina ammorbidita e ho cominciato ad impastare bene il tutto velocemente fino ad ottenere un panetto omogeneo. Ho appiattito il panetto, in questo modo sarà più facile stendere la frolla senza spezzarla e poi l'ho fatta riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, ho ripreso la frolla e l'ho stesa in mezzo a due fogli di carta da forno, ad uno spessore di circa 5-6 mm. Con una formina a piacere ho ricavato i biscotti e li ho distribuiti su una teglia ricoperta con carta da forno. Una volta fatto questo passaggio, ho cotto i biscotti nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 12 minuti. Il tempo di cottura può variare in base al proprio forno. Una volta cotti, li ho spolverati con poco zucchero a velo e li ho riposti in pirottini di carta. Ho reimpastato l'impasto avanzato, l'ho fatto riposare nuovamente in frigo per circa 20 minuti. Dopodiché l'ho steso e ho realizzato delle crostatine. Ho cotto le crostatine sempre a 180 gradi per circa 10-15 minuti. E poi le ho farcite con della crema pasticcera al cacao e dei mirtilli per decorare. Questi biscotti saranno perfetti per la tua colazione dolce. Prossimamente realizzeremo anche altri tipi di frolla, con meno margarina, con altri tipi di farine senza glutine, oppure anche senza zucchero. Quindi se ti sei già iscritta al nostro canale, non te le perderai. Qual è la ricetta che non vedi l'ora di preparare con questa pasta frolla? Una buona crostata alla marmellata oppure dei biscotti per la colazione? Diccelo qui sotto nei commenti. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo nella prossima ricetta.